Siamo qui a Egea, appunto, il convegno di Scia e insomma oggi una premiazione importante. Sì, per noi è un momento molto sentito, l'abbiamo lanciato l'anno scorso, l'idea di questo premio universitario, e credo sia un messaggio importante per ricordare una figura che per noi è stata di vitale importanza. Roberto ci manca tantissimo, però ne vogliamo valorizzare appunto il ricordo di una persona che si è sempre impegnata moltissimo per il settore, ha avuto molta visione e chiedeva molto anche dell'impegno dei giovani. Vediamo in questi periodi come l'agricoltura particolarmente in crisi, specialmente altrove, invece a Pistoia nel vivaismo continua a avvicinare tante nuove generazioni. Sì, per me è un grande piacere, un grande onore essere qui e aver vinto questo premio di laurea. Ed è un piacere sapere che tra tante lauree la mia abbia suscitato così interesse da meritare proprio questo premio. E sicuramente un grande ringraziamento va alla CIA e all'Università di Firenze per aver valorizzato la mia tesi in questo modo. Allora, la mia tesi trattava di, intanto era inserita in un programma di sviluppo rurale della regione Liguria e questo progetto denominato BridNet era un progetto molto ampio che aveva l'obiettivo di andare a cercare di far comunicare quello che è l'ambiente degli ibridatori con quello che è l'ambiente della ricerca. Quindi l'obiettivo finale di tutto questo era quello di creare e portare avanti dei progetti sperimentali per andare a efficientare alcuni processi produttivi degli ibridatori, fondamentalmente. E in particolar modo la mia tesi ha trattato il processo che riguarda la germinazione dei semi, proprio perché i semi di fatto per gli ibridatori sono una risorsa limitata, proprio perché quando si fanno degli incroci il numero di semi che si possono ottenere da un incrocio sono pochi e questi pochi deve essere essenziale che germinino il più possibile. Quindi di fatto il mio progetto aveva l'obiettivo di trovare delle soluzioni per ottimizzare questo processo di germinazione e di fatto questo è stato possibile attraverso degli esperimenti su tre diverse specie di semi che erano la rosa, il garofano e la stromeria. Quindi sono state fatte delle prove sperimentali su questi semi, dei pretrattamenti per rompere la dormienza e così via, fino a che non sono stati ottenuti dei protocolli di germinazione ottimali che dopo essere presi in considerazione sono stati anche consegnati agli stessi ibridatori che ci hanno fornito i semi, quindi è stato, diciamo, un win-to-win sia per noi ricercatori che anche per gli ibridatori. Sì, ha una grande rilevanza perché non solo per il valore del ragazzo che ha lavorato e se l'è meritato, ma anche è un simbolo in memoria di una persona che è stata importante per la scia, ma è stata importante credo per tutto il mondo del vivaismo. La scia toscana centro qui da noi a Gea è di casa perché abbiamo tantissime collaborazioni insieme, tant'è vero che anche nei prossimi 2 giorni con gli Open Days alcune iniziative saranno proprio gestite insieme con loro e credo che interesseranno molto la cittadinanza, almeno spero. Ci fa molto piacere aver collaborato a questa iniziativa promossa dalla SCIA, in quanto che le collaborazioni fra il Dipartimento e tutto il territorio pistoiese sono molto forti e le intendiamo valorizzare in tutti i modi. In particolare il tema di questa giornata è assolutamente strategico e attuale, visto che tratta l'acqua, una risorsa sempre più preziosa che sarà necessario valorizzare e tutelare in futuro a causa dei molteplici utilizzi e dell'impatto dei cambiamenti climatici che ne limiterà la disponibilità. Sì, è importante anche in relazione al fatto che purtroppo le annate siccitose si stanno ripetendo una dietro l'altra. Il fatto che abbiamo avuto piogge anche piuttosto intense nel primo quadrimestre non deve farci dimenticare che adesso in avanti le piogge diventeranno sempre più rare e al contempo aumenterà tantissima richiesta da parte delle piante. È ovvio che ormai da anni si stanno mettendo a punto sistemi per la riduzione della quantità di acqua che viene utilizzata per le colture, per la crescita delle colture e si stanno anche mettendo in atto sistemi alternativi sia per quanto riguarda il monitoraggio delle piante, quindi con l'uso dell'IoT, uso di sensori controllabili dal remoto, eccetera, eccetera, sia si sta parlando sempre più concretamente un progetto che ovviamente avrà i suoi tempi molto lunghi perché coinvolgerà, diciamo, non solo
la piana di Pistoia, ma tutta la piana Firenze-Prato-Pistoia e anche a livello regionale, cioè quello del recupero, l'utilizzo delle acque reflue del depuratore di San Colombano di Firenze. Vediamo un po', chiaramente sono progetti mastodontici dal punto di vista realizzativo ma anche economico e che quindi richiedono tempistiche che sono diciamo lunghe se le si guardano nel breve termine, ma normali per realizzare questo tipo di impianto. Sì, il contesto è un contesto in cui si parla molto di economia circolare, di risparmio in tutte le forme, pertanto abbiamo pensato di promuovere questo importante seminario in cui appunto si parla di questo argomento, sperando di poterlo declinare anche in fatti concreti, visto l'ipotesi o comunque diciamo lo studio di fattibilità di un progetto che prevede appunto il riutilizzo delle acque dell'acquedotto del depuratore San Colombano a scopi irrigui, San Colombano e Firenze naturalmente. Sì, importante per due motivi, intanto perché premiamo la ricerca, chi ha studiato, chi ha approfondito temi che per noi sono cari, credo che la ricerca sarà il futuro per il nostro organismo e per il nostro settore, visto la direzione in cui stiamo andando. Invece per quanto riguarda il convegno è altrettanto importante, sono contento che ci sia anche il consorzio Medio Valdarno, è una cosa a cui stiamo anche discutendo con l'autorità di bacino, perché ci sono alcune ipotesi per poter recuperare la risorsa più importante, che è anche scarseggiata in questi anni, che è l'acqua. Ci sono procedimenti vari, anche industriali, da cui potremo recuperare acqua, c'è tutto un tema dell'accumulo e di invasi delle acque piovane, insomma il tema dell'acqua è la sfida prossima del vivaismo, mentre quella della transizione ecologica, dell'abbandono dei fitofarmaci, del miglioramento delle culture è stata vinta o è stata combattuta ed è combattuta in modo deciso, credo che quella dell'acqua è la prossima che ci aspetta.